In questo video tutorial vedremo come mettere in evidenza un particolare di un video per attirare l'attenzione, il solito brevissimo comunicato e poi iniziamo. Chi mi segue per la prima volta troverà alla fine di questo filmato utili indicazioni per imparare a usare Lightworks. Per meglio chiarire che cosa fa il progetto Lightworks di questa volta, immaginiamo di avere una schermata, per esempio tratta da YouTube o da Internet, e vogliamo evidenziare, vogliamo attirare l'attenzione del nostro utente su un particolare. Ecco, questo è un primo esempio. Vediamo che c'è una, scusate, ecco, la parte dello schermo viene messa fuori fuoco, la parte che interessa non solo rimane a fuoco, ma viene evidenziata e ingrandita fino a riempire tutto lo schermo. Questo è il primo esempio che vedremo. Un esempio relativamente semplice è quest'altro, è praticamente identico. Vedremo appunto qual è il problema della sfocatura, e come vedete qua viene sfocato un po' per volta, mentre prima era immediato, e abbiamo l'ingrandimento del particolare come prima. Questo terzo esempio definitivo, che concluderà questo video tutorial, consentirà di fare un tocco finale per evidenziare ancora di più il particolare. In pratica compare verso la fine una cornice rossa che attira ancora di più l'attenzione dello spettatore. Vediamo quali file ho utilizzato. Anzitutto questa è la schermata originale. Ho ipotizzato di voler fare un commento su una particolare pagina di Facebook. Questa è la mia pagina Facebook, e in questa pagina Facebook c'è questo particolare che io desidero ingrandire, desidero mettere in primo piano l'attenzione dello spettatore. Con un programma grafico ho fatto una copia di questa schermata e ho evidenziato la parte che volevo appunto mettere in primo piano, e tutto il resto l'ho colorata in verde per applicare in seguito l'effetto green screen. Come vedete, la dimensione è rigorosamente identica alla schermata originale, si sovrappone perfettamente il particolare, e questo è una considerazione che deve essere tenuta in gran conto, perché altrimenti ci sono problemi per quanto riguarda la sovrapposizione. E questa è la stessa identica schermata di prima, solo che ho messo un bordo rosso per dare quel tocco finale, quell'evidenziazione ancora maggiore. Torniamo quindi al progetto Lightworks. Questa è la prima stanza in cui vedete c'è semplicemente l'immagine, la schermata che ho catturato, e ho applicato l'effetto sfocatura. L'effetto sfocatura, che è blur, si trova nella categoria Still Size. Naturalmente adesso non lo aggiungo perché l'ho già aggiunto all'inizio. Come notate però, c'è da notare che l'effetto di sfocatura ovviamente può essere gestito, può essere esagerato fino al 100% oppure messo al minimo. Purtroppo anche con il parametro al minimo, cioè allo 0%, risulta comunque un po' sfocato. O meglio, per essere precisi, non appare sfocato se non si accende il parametro. Appena si accende il parametro, però, inizia con una piccola sfocatura. Pertanto, se noi vogliamo dare l'impressione di partire con nessuna sfocatura, cioè con la perfetta messa a fuoco, e poi man mano che avanza arrivare a una certa sfocatura, questo effetto purtroppo non lo raggiungiamo, perché se accendiamo l'effetto partiamo già con una sfocatura che poi ovviamente aumenta, però non è questo quello che ci interessa, perché l'aumento della sfocatura sì, lo desideriamo, vogliamo che aumenti la sfocatura man mano che il filmato cammini, però all'inizio noi vorremmo la massima messa a fuoco. Vediamo quindi come fare con la seconda stanza.
In questa seconda stanza, come vedete, l'edit consta non più di una sola traccia video, ma di due tracce video. L'ho chiamata quella di sopra, l'ho chiamata sfocata perché sarà destinata a essere sfocata, e quella inferiore l'ho chiamata originale. Tutte e due contengono la stessa identica immagine, come vedete si chiama schermata originale. Vediamo per quale motivo ho dovuto inserire due tracce video e sfalsarle l'una rispetto all'altra. Per quanto riguarda quella originale, questo lo posso ridurre, che tanto si capisce come è fatto. Ecco qua, come vedete è perfettamente a fuoco perché chiaramente è la schermata originale sulla quale non è stato applicato alcun effetto. Man mano che avanza, su questo qua l'ho voluto fare io, che per qualche secondo, ed esattamente per ecco qua, per 5 secondi ho imposto che rimanesse perfettamente a fuoco. Dopodiché viene sovrapposta la seconda traccia video, sulla quale però ho messo l'effetto della sfocatura, come vedete, che va da 0, va fino al 50%, alla fine al 100% addirittura. All'inizio però ho messo l'effetto della dissolvenza. Per quale motivo? Perché appunto all'inizio, per 5 secondi, desidero che sia perfettamente a fuoco. Da questo istante a questo istante voglio che inizi la sfocatura gradualmente, quella gradualità che l'effetto Lightworks non mi consente se accendo l'effetto dissolvenza, l'effetto sfocatura. E quindi, una volta che ho raggiunto la dissolvenza che mi interessava per sovrapporre l'immagine che diventerà sfocata, da quel punto in poi chiaramente aumenta la sfocatura fino a rendere l'immagine completamente illeggibile. Poi ovviamente questo tratto, da questo punto a questo punto, si può cancellare senza alcun problema. Vediamo adesso allora la terza stanza. In questa terza stanza ho aggiunto un'altra traccia video e ho aggiunto quella schermata in cui viene riprodotta l'identica schermata di prima, però con la parte verde tutta attorno. Infatti si chiama schermata grayscreen, senza il bordo rosso che vedremo nella prossima stanza. Come si può notare, in questo primo tratto è la schermata originale senza l'applicazione di alcun effetto, e infatti rimane perfettamente a fuoco in questo primo tratto di 5 secondi. A partire da questo istante c'è la dissolvenza, che permette di iniziare a vedere la sfocatura di tutta la zona, ad eccezione di questo rettangolo che vogliamo mettere in evidenza. E contemporaneamente, su questa prima traccia video ci sono due effetti. Andiamoli a vedere. Eccolo qua, c'è il chroma key e il DVE. Il chroma key ovviamente è necessario per bucare tutta la parte verde e fare in modo che venga evidenziato soltanto questo rettangolo. Dopodiché c'è anche il DVE. In pratica, a partire da questo, per tutto il tratto della dissolvenza, l'immagine rimane della stessa dimensione. A partire da questo istante, ovviamente è un istante arbitrario, ho voluto io che rimanesse per 11 secondi. A partire da questo istante inizia la zoomata, praticamente aumenta lo zoom, e contemporaneamente bisogna anche provvedere a spostare le coordinate x e y fino a questo punto. Naturalmente anche questo è una mia impostazione, avrei potuto continuare, però ho voluto che il contorno della parte evidenziata più o meno coincidesse col contorno dello schermo. Da questo punto in poi rimane fisso, e immagino che da questo punto in poi ci sia il commento o ci siano altre cose. Quindi rivediamo molto brevemente il tutto. È un po' lento, come vedete, perché il notebook ha solo 4 giga di RAM. Comunque, ecco qua, c'è la dissolvenza. Una volta finita la dissolvenza, inizia l'effetto di ingrandimento, e contemporaneamente, avevo dimenticato di dirlo, nella parte sfocata c'è appunto questa percentuale che varia linearmente.
In questa terza stanza le tracce video sono sempre le stesse di prima e anche gli effetti applicati sono sempre gli stessi di prima. Ciò che cambia è l'applicazione la gestione dei parametri di ritaglio per quanto riguarda l'immagine. Come dicevo, quindi, in questo primo tratto in cui come effetto nettamente visibile c'è la dissolvenza della parte, la dissolvenza e la sfocatura soltanto dello sfondo, rimane perfettamente a fuoco solo questo particolare. A partire da questo istante invece compare il rettangolo rosso. Come è stato fatto questo effetto? Come è stato applicato? Anzitutto è stato applicato soltanto sulla traccia video superiore denominata particolare, che è questa. Si può notare che sono stati accesi diversi parametri, la posizione X e Y ovviamente, perché man mano che si ingrandisce si deve anche spostare verso l'alto, e poi anche i quattro ritagli. All'inizio, quindi, questi quattro ritagli sono messi a zero, vedete, sono stati spostati in modo tale da nascondere i tratti rossi. Vedete, questi adesso man mano che avanzo vedrete questi quattro parametri che cambiano non appena compare la cornice rossa. Ecco qua, da questo punto in poi i quattro parametri rimangono fissi. Andiamo a vedere i diagrammi, infatti, questa è la posizione X e Y che viene modificata, questo è l'ingrandimento, lo zoom che all'inizio rimane della stessa dimensione dello sfondo, poi dopo si ingrandisce e alla fine rimane, una volta raggiunta la dimensione massima, rimane costante. Per quanto riguarda i quattro ritagli, noi abbiamo, e questo è un particolare molto interessante da vedere, noi abbiamo la possibilità, ecco qua, cambia il parametro per un solo fotogramma. Guardate, se io vado indietro di un fotogramma soltanto, scompare la cornice rossa, perché il valore della cornice rossa, andiamolo a vedere. Chiudiamo un attimo questi che non ci servono. Ecco qua il crop. Vedete, i parametri del crop cambiano immediatamente da un fotogramma al successivo. Guardate come cambiano, avanzo di un solo fotogramma ed ecco qua i parametri che cambiano tutti e quattro perché ovviamente è necessario intervenire di qualche pixel per chiudere la visualizzazione dei singoli lati. Proviamo a evidenziare questo particolare, guardiamo la parte sinistra, cioè questo tratto qui, vedete, se io indietreggio, se io avanzo, vedete, viene tagliata quella parte. Quindi l'importante è posizionare il ritaglio fino a che si vede interamente il riquadro rosso, anche perché tutto sommato si può anche un po' esagerare, l'importante è non invadere una zona che riguarda soltanto la parte che vogliamo evidenziare. Da questo punto in poi, pertanto, la visualizzazione prosegue. Come vedete, sullo sfondo la sfocatura aumenta sempre di più e c'è questo effetto abbastanza simpatico di questa zona che rimane trasparente. Volendo, voi potete anche evitare che rimanga trasparente facendo in modo che il rettangolo rosso coincida esattamente con il bordo della parte che si vuole evidenziare. Bene, allora vi faccio vedere in conclusione la parte, quest'ultimo tratto di questo dimostrativo e ci vediamo alla prossima. Su YouTube sono disponibili due canali che contengono esclusivamente video tutorial per il programma Lightworks. Tutti i video tutorial dovrebbero essere considerati come dei veri e propri video corsi che propongono esempi di utilizzo via via crescenti e complessi.
Se pertanto qualche argomento non risulta chiaro, probabilmente perché non avete visionato uno o più dei tutorial precedenti che contengono gli argomenti per voi poco comprensibili. Dei due canali, il primo, iniziato nel febbraio 2016, raggruppa tutti i video tutorial realizzati con la versione free di Lightworks. Il secondo, disponibile da giugno 2016, rappresenta invece la riedizione, ovviamente riveduta e ampliata, di tutti i video tutorial pubblicati in precedenza. Tutti i progetti descritti in questo canale Pro sono stati creati usando appunto la versione Pro di Lightworks, ma nella quasi totalità dei casi possono essere riprodotti anche avendo a disposizione la sola versione free. Concludo queste brevi note ricordando che, volendo acquistare la versione Pro di Lightworks, sul sito di Lightworks è possibile digitare questo codice che vedete per ottenere il 50% di sconto. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro di avere grandi soddisfazioni nell'utilizzo di questo straordinario programma.